Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Anche oggi guardiamo gli annunci Panini, in questo caso quelli Marvel. Come sapete stanno mandando in onda dei video sul loro canale YouTube, ma qui facciamo la versione un po' più stringata con qualche commento sagace e diciamo da una persona che non deve vendervi quei fumetti. Quindi andiamo a iniziare subito, rapidamente, con due serie che approdano direttamente in volume in fumetteria in formato Marvel Collection, questo qui. I classici volumi Panini bianchi, quindi prezzo compreso fra le 18 euro in su a seconda di quante pagine hanno. La prima uscita che abbiamo è quella dedicata al Doctor Strange, che torna con la sua nuova serie scritta da Jed McKay e disegnata da un ottimo Pasqual Ferri. Ora la copertina c'entra un po' poco, ma molto molto interessanti le tavole all'interno. Direi che non è fondamentalmente uno spoiler dire che se inizia una nuova serie di Doctor Strange, beh, è tornato dopo la morte di Doctor Strange. Come non ve lo svelo, anche perché non l'ho ancora letto, però non vedo l'ora comunque di leggere questa nuova serie, sicuramente la prenderò. Ma è il Doctor Strange, è magico. Sì, scusate le battute. In ogni caso, questo volume uscirà a novembre, a scanso di problemi ovviamente produttivi. A dicembre invece arriva il primo volume della nuova serie dei Guardiani della Galassia, scritta da Colin Kelly e Jackson Lansing e disegnata da Kev Walker. L'abbiamo qui, molto molto interessante anche la copertina, devo dire, stile un po' western anche all'interno, western spaziale ma decisamente western, almeno a giudicare dall'aspetto di Star-Lord. Comunque sono molto curioso di leggere anche questa serie, mancavano da un po' i Guardiani in edicola e o fumetteria, quindi bentornati e speriamo in bene, vedremo un po' a cosa ci porterà questa nuova serie. Interessante e devo dire, l'attendo con piacere. Quindi, passando a qualcosa di un pochino meno mainstream, decisamente abbiamo Demon's War, nuovo volume di Peach Momoko. Era già uscito da noi il primo volume, intitolato appunto Demon's Day, e sono storie ambientate in un universo differente in cui i personaggi Marvel sono un po' mischiati con le leggende giapponesi. Questa sarà una sorta di mega crossoverone, un po' in stile Civil War, vedete anche dalla copertina. Iron Man, Cap che si contrappongono nelle versioni appunto di Peach Momoko. Lo stile è molto piacevole, molto molto particolare e interessante. Anche questo volume sarà proposto in questo formato qua, gigante, e non lo so, probabilmente se avrà successo la versione manga di questo qua, piccolina, che è uscita di recente, probabilmente poi anche in quel formato lì, può essere. Proseguendo, per questo non ho nessuna immagine in realtà, perché è un volume credo creato da Panini stessa e che, non essendo ancora uscito ovviamente, non abbiamo ancora delle immagini da far vedere. È Eroi, le origini dell'universo Marvel, che sarà un librone definito da Lupoi un gift book con tutte le origini classiche dei personaggi Marvel più classici, appunto, quindi proprio le storie degli anni 60 e forse anche qualcosina di Golden Age, magari, non lo so, Namor, Capitan America o personaggi di questo tipo, in formato 22x34. Sarà un mega librone, non mi interessa molto, devo essere sincero, è una roba estremamente, forse per collezionisti ci potrebbe anche stare, però poi vi sta male in libreria perché è gigante, non lo so, non proprio una di quelle cose che mi interessa particolarmente. Però mi interessa decisamente di più il nuovo capitolo degli X-Men, infatti arriverà fra ottobre e novembre Fall of X, anticipata dall'X-Men Hellfire Gala di quest'anno. Lo sapete che ormai è una roba che si ripete di anno in anno grazie a quel geniaccio di Duggan, mamma mia. Non ho grosse speranze per tutta questa roba. Fall of X sarà l'evento finale forse di questo ciclo di vita degli X-Men, torneremo poi alla normalità? Può essere. Abbiamo un sacco di serie, so che l'immagine è un po' piccolina, ma dovrebbe spandersi su X-Men, Astonishing Iceman, Wolverine, Children of the Vault, Invincible Iron Man, Dark X-Men, Uncanny Avengers, Realm of X, X-Men Red, Alpha Flight, X-Force, Uncanny Spider-Man e Immortal X-Men. Ad agosto 2023 negli States, da noi qualche mese dopo. Ho anche qualche cover delle serie coinvolte, però boh, vediamo un po', insomma. È il solito discorso, belli gli X-Men, un po' incasinati, non ho grandi aspettative sinceramente, spero vivamente che si metta un fine a tutta questa roba di Krakoa e si torni a qualcosa di un po' più normale con storie nuove ad un certo punto, vedremo comunque. Poi passiamo all'altro importante rilancio, ovvero quello degli Avengers, dopo la run di Aaron che ne dica Lupoi non è stata particolarmente apprezzata, lunga,
con enormi alti e bassi. Il finale non mi sta dispiacendo, sinceramente, ma tutta la parte prima era veramente discutibile. In ogni caso, arrivano i nuovi Avengers di Jed McKay con i disegni di C.F. Villa. E Panini, per l'occasione, oltre a presentare normalmente lo spillato degli Avengers in edicola e fumetteria, proporrà anche uno speciale multivariant pack. Come funziona? Banalmente è tipo i blind pack che abbiamo visto di recente, solo che all'interno potete trovare una di 5 cover variant che hanno tutte la stessa tiratura e sono già state specificate quali sono. E abbiamo questa di Derek Chu, questa qui di Scotty Young, poi questa molto molto bella con la visione di John Tyler Christopher, un'altra di David Acuña e per finire questa qui che era la variant di Marco Checchetto. Quindi fondamentalmente potete comprarne 5 e poi scambiarle con i vostri amici per averle tutte, tipo. Ma non è una cosa stupida alla fine. Essendo senza particolari tirature diverse, è fattibile collezionare tutte e 5. Un po' complicato, sicuramente Panini ci farà i soldi, però non è malvagio. Ora, se volete appendervene qualcuno al muro come vorrei fare io, magari una o due le pigliate, tipo, ci può stare. Per la storia, beh, ne riparleremo quando arriverà. Poi abbiamo l'annuncio finalmente dell'atteso omnibus di Daredevil di Wade e Sam Nee. Dovrebbero essere due in tutto, il primo, almeno la versione americana di cui vi faccio vedere le copertine, avrà 720 pagine. In Italia arriverà ad aprile 2024 questo primo, il secondo, boh, immagino l'anno dopo forse. E probabilmente la copertina sarà quella classica, questa qui, però potrebbe benissimo essere anche quella sotto, non lo so, vedremo. Sapete che Panini non fa le variant degli omnibus, fortunatamente. Forse dovrebbe, così qualcuno se ne compra due, io no. In ogni caso, molto atteso, molto carino, lo prenderei con piacere sinceramente se avessi soldi per comprare omnibus di materiali che ho già inspillato, ma non credo. Però magari prima o poi ci potrebbe anche stare. Poi abbiamo un ritorno interessante in Grandi Tesori Marvel e, se ve lo state chiedendo, i Grandi Tesori Marvel sono questi qui, i fumettoni super giganti, devastanti, che non stanno in nessuna libreria, però molto molto fighi. Non è un caso che vi ho portato Wolverine Arma X come esempio, perché torna Sabretooth, miniserie degli anni 90 di Larry Hama e Mark Teixeira, molto 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 strana e particolare, decisamente anni 90 come stile. Ammetto che la storia me la ricordo davvero poco, ce la dovrei avere in un paio di Marvel miniserie, così a memoria, però ammetto che averla in versione gigante con questo tipo di disegni ci sta. Magari non per tutti, però se siete fan dei mutanti e volete comunque avere una storia veramente classica di un personaggio come Sabretooth, che poi non ne ha avute moltissime, soprattutto nella versione malvagia, ci può stare. Forse non per tutti, ma da tenere d'occhio. Poi, dopo i Grandi Tesori Marvel, arrivano i Giant-Size e, se ve lo state chiedendo e non siete proprio avvezzi, i Giant-Size sono praticamente gli Absolute della Marvel che ha creato Panini, perché in America non esistono, ma da noi sì. E sono dei volumi molto molto belli, tendono a includere grandi saghe famose, poi qui ho parlato quello di Secret Wars, e infatti il primo annunciato è quello di Infinity Gauntlet, la prima saga dell'infinito, è fondamentalmente il fumetto a cui è ispirato l'Infinity War cinematografico, ma ve l'ho già detto quando ho comprato il must have, se non sbaglio, e devo dire che probabilmente mi ricomprerò anche la versione super figa, perché è una di quelle storie leggendarie, e tra l'altro Panini ha anche buttato lì il fatto che l'intenzione sarebbe fare tutta la saga dell'infinito di Starling, quindi anche Infinity Wars e poi Infinity Crusade in questo formato qua. Ci sta, devo dire, è interessante e ci metterei la firma, credo, anche perché Infinity Crusade credo di non avere tutti gli episodi, quindi... Comunque consigliatissimo, classicissimo, ovviamente se lo avete già in un'altra edizione va benissimo quella, però se la volete in una versione di super pregio ci sta. E l'altra, che è ancora più gigantesca e fondamentale secondo me, è Marvels, che arriva nella versione Giant Size, ma nella versione Marvels Annotated, inedita in Italia, con tutte le note che fanno un po' da enciclopedia del fumetto Marvel, fondamentalmente da quello che ci hanno detto. Poi, come vedete, contiene tutto Marvels, compreso lo Zero originale, che è uscito extra serie e che io ho in uno spillatino piccolino, ma anche l'epilogue uscito pochi anni fa, che faceva un po' da finale. Più tutte le note, ci sono gli script, articoli, commenti, insomma, veramente di tutto di più. Sono curiosissimo di leggerlo in questo formato qua. Amazon mi parla di 487 pagine, se è davvero così, beh, interessante. La versione hardcover mi dice 504 pagine. Molto molto figo, devo dire, non vedo l'ora di averlo fra le mie manine pelate. Quindi...
avremmo concluso, ma Panini aveva one more thing di cui parlare, e in realtà non c'è moltissimo da parlare ancora, perché parliamo di Gods di Jonathan Hickman e Valerio Schiti, la nuova serie che arriverà in autunno negli States. E Panini ha annunciato già che cercheranno di proporcela in modo molto vicino all'originale, non contemporanea perché non ce la fanno, però vabbè, sono curioso di leggere come andrà, diciamo. Ora, gli annunci sono finiti qui, effettivamente, ma in realtà Panini ha fatto anche tipo le scene dopo i crediti con Peruzzi e Lupoi che chiacchieravano degli Ultimates, l'altra serie di Hickman, però non hanno detto niente. Vabbè, ma tanto sappiamo che arriverà. Ora, fatemi fare giusto un recap finale di questi annunci. Capiamoci, gli annunci di materiale nuovo, e parlo degli X-Men, degli Avengers, dei Guardiani, di Doctor Strange, è tutta roba che ovviamente arriva, le cose di Hickman ovviamente arrivano, è un po' inevitabile, è un po' il problema di fare annunci Marvel. Sul materiale nuovo ovviamente, insomma, sì, puoi dire che esce, ma tanto bene o male lo sappiamo. Contento però per i classici che vengono riproposti, questo è molto figo, spero ne arriveranno altri anche magari per Luca o comunque sui vari numeri di anteprima mese per mese. È sempre bello sapere che comunque ci sono sempre cose vecchie che tornano e che ci danno la possibilità di ricollezionarle o collezionarle per la prima volta in formati di prestigio, quindi evviva! Tra l'altro nessuna novità su integrali, robe economiche, ma vedremo, tanto sicuramente di annunci continueranno a farne anche dopo questa tornata, per cui non penso sia questo sia tutto quello che vedremo da qui fino all'inizio del 2024. Comunque devo dire annunci che mi sono piaciuti nel complesso, niente da dire, qualche imprecisione al solito nel formato video scelto da Panini, ma vabbè. Comunque, io con questo intanto vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando c'è il prossimo. Noi ci vediamo in live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21, su Twitch, secondo canale YouTube Cantina Pelata dove ricarico le live, poi c'è Instagram, c'è TikTok, c'è Telegram dove ho un gruppo in cui parliamo di fumetti, un canale con le notifiche, un canale con le offerte, trovate tutti i link in descrizione, venite a seguirmi, altrimenti ci vediamo al prossimo video e per ora comunque potere pelato!